Bravo. Senti, ma il tandem con Porro come va? È più faticoso di questo. Più faticoso? Sai, non voglio dire parolacce in radio, ma lui è liberale. Lui è un liberale? Tu invece, pensi? Che sei ancora un comunista, non sei mai stato? Comunista italiano. Un comunista. Tendenza a Berlinguer. Il meglio che c'è stato a sinistra negli ultimi 100 anni. Tu pensa che oggi, mentre qui, mentre stiamo discutendo, c'è il caso Lusi, capito? Ancora. Si deve votare l'autorizzazione a procedere di uno che mollava soldi. Lusi è un po' mascalzone, un po' brigante, fa il ricattatore. Però questi i soldi li hanno presi. Uno dice non sapevo, l'altro dice per sbaglio, uno dice c'avevo la ricevuta, però li hanno presi. E la paghetta di Renzo e di Roberto Libertà da 5.000 euro. Poi Renzo c'aveva pure lo stipendio da 12. Santo Dio! Addirittura Bossi era uno che tirava le tegole in testa a suo padre. Sì. E poi gli è caduto addosso un figlio voleva tegola. Andare a Castrocaro. Era andato a Castrocaro con un è vero. Nome d'arte, Donato. Donato, me lo ricordo. E la canzone era Col Caterpillar e le parole, i versi immortali erano: abbiamo un piano per fare il grano, entriamo in banca con il tir e lo prendiamo lì. E più o meno è successa la stessa cosa. Tutti hanno capito che Maroni vuole fottere Bossi, tutti hanno capito che Bossi non vuole forse fottere da Maroni, però poi si abbracciano, caro Umberto, sì, ho sbagliato. Parliamo di cose serie, Grillo. Grillo, che dire di Grillo? Tante cose intelligenti, tanti bei ragazzi in giro per l'Italia che conosco e stimo, però c'è un po' aria di setta, eh. Hanno detto una scientologi di sinistra e Tavolazzi è uno che è stato espulso perché essendo stato eletto si è rotto le scatole che gli arrivava la campagna via mail, no? Che gli dici, fai, obbedisci, scusate, voglio vedere le facce, voleva dare un minimo di organizzazione, è stato espulso. A me Vendola è simpatico, è un partito, cioè è un partito con alcune regole, non ci sono state nessuna espulsione. Nel bordellone proprio ci infiliamo. Questo è un bel incrocio, ingorgo a croce uncinata, come direbbe Verdone. Non se ne esce vivi se non cantando ai Hitler. Dicevi Vendola? E dicevo, è il tentativo di creare un'alternativa alla sinistra istituzionale senza sfasciare tutto. Che impressione ti ha fatto quando si è seduto sulla tua bici? Ecumenico? Ecco, troppo ecumenico, bravo, hai già... Deve un po' più rompere i coglioni. Qua siamo a Porta Maggiore, dove finisce il centro e inizia la periferia. Le Senti, suggestive prospettive della tangenziale, il Pigneto che inizia, vedi? Noi dobbiamo incontrare Alemanno nelle prossime ore. Ma che gli chiediamo? Come ha governato questa città? Grande fallimento. La destra sociale... Non fare il vendoliano, pedala. No. La destra sociale che finisce privatizzando la CEA. Capito? La destra sociale privatizzano la CEA, la regalano attraverso un po' di giochini a Caltagirone, che diventa il socio di maggioranza e se vuole si rastrella dai pensionati qualche azione. Ed ecco qua ci siamo giocati un altro gioiellino del servizio pubblico. Ma potevo immaginare che uno che si butta sotto la macchina di Bush, che va in galera per un assalto a una sezione di PC, cioè uno tosto duro, finiva nelle mani dei palazzinari. Cioè la Roma di Veltroni rispetto a quella di Alemanno e Parigi. Alemanno ha chiacchierato, ha parlato di un parco a tema sulla Roma antica. Alcuni suoi consiglieri comunali hanno proposto di fare le piste da sci sul lungomare di Ostia. Hanno un immaginario da cartone animato e vorrebbero governare una delle più grandi metropoli del mondo, capisci? La caduta di Berlusconi, che ha determinato, è stato la fine di un mondo, di un immaginario, un sistema di pensiero, di potere, però è stata una cosa grande. Questi sono gnomi, capito? Noi che lo abbiamo combattuto, che abbiamo fatto un giornale per rompere l'egemonia del suo pensiero, dobbiamo dire cazzo, Berlusconi tre idee sbagliate, però ce le aveva.
E questi... Ma vi sentite disoccupati un po' il no, fatto assolutamente. Adesso? Che vi dite? Ma tu stai scherzando, coi tecnici? Quei tecnici sono Attila. Quelli che hanno creato 300.000 esodati, quelli che sono riusciti a inventarsi una tassa sugli anziani che stanno negli istituti per anziani, ma mettendogli l'IMU per la seconda casa. Cioè uno che sta in un istituto di cura o di riposo si becca l'IMU come seconda casa. Ma questi sono matti. Questa è via Macerata. Guarda, guarda il quartiere multietnico. Hai visto? I draft alle pareti, i cyberpunk. Quello è la libreria di mio padre. È la libreria di tuo padre? Ah, già, è vero che tu sei un appassionato di libri. Ah, sì. Che giri sempre con una macchina carica di libri. Ma chi te l'ha detto? Lo so. Beh, sei ben informato. Che giri con questa macchina. Sì, perché il libro è veramente il principio della civiltà. Poi ci porti alla libreria, Sì, sì, è tutto. È dove inizia e dove finisce la storia. Ci prendono per due soggetti, Sì. Primo, godevo di un prestigio in questo quartiere. Ti abbiamo rovinato... Che vendono succede? Una casa. Ascolta, ti faccio una proposta allora per chiudere la nostra intervista. Sì. Entriamo, scegli un libro e visto che questo è un tandem e tu non hai bisogno di guardare la strada, ci leggi. Leggo, bellissimo.